Salve a tutti, mi chiamo Leonardo Marchi, sono un medico e lavoro presso la gastroenterologia dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Ringrazio il dottor Lai che mi ha invitato oggi a parlarvi delle emergenze gastroenterologiche in pronto soccorso. 911, what's your emergency? In pronto soccorso i quadri clinici di presentazione, che possono riguardare in maniera diretta o indiretta il gastroenterologo, sono sicuramente numerosi. Uno dei più importanti, se non il più importante, è l'emorragia digestiva, in particolar modo l'emorragia digestiva superiore. Il primo argomento che affronteremo quindi sarà quello delle emorragie digestive superiori non varicose e lo faremo analizzando le linee guida della Società Europea di Endoscopia Digestiva, il cui aggiornamento è stato pubblicato quest'anno. Come abbiamo detto, le emorragie del tratto digestivo superiore costituiscono la più comune emergenza gastroenterologica in pronto soccorso. La causa più frequente è l'ulcera peptica, responsabile del 35-60% circa dei casi. La gestione di queste emorragie richiede l'impiego di notevoli risorse in termini sia di organizzazione del servizio assistenziale sia di spese sanitarie. E nonostante i notevoli progressi in campo diagnostico e terapeutico, la mortalità per risanguinamento digestivo superiore rimane elevata. Questo dato risente sicuramente dell'aumento sostanziale della durata della vita media, essendo la mortalità per emorragia del tratto digestivo superiore più alta nei pazienti di età avanzata. Il paziente con segni clinici di emorragia del tratto digestivo superiore è di solito valutato inizialmente presso il dipartimento d'emergenza. La gestione del paziente prevede alcuni step sequenziali. Il primo compito del personale medico è quello di valutare attentamente lo stato emodinamico del paziente emorragico, provvedendo innanzitutto alla sua stabilizzazione qualora questo sia necessario. E solo dopo aver ottenuto un miglioramento sostanziale del quadro emodinamico sarà possibile eseguire l'esame endoscopico che rimane tuttora l'elemento diagnostico terapeutico cardine per la gestione di questi pazienti. L'ultima fase è quella della gestione post-endoscopica. La valutazione immediata dello stato emodinamico quindi rappresenta il primo step e nei pazienti che sono instabili dal punto di vista emodinamico, gli obiettivi del supporto sono correggere l'ipovolemia, ripristinare un'adeguata perfusione tissutale e prevenire l'insufficienza multiorgano. Per quanto riguarda la correzione dello stato emodinamico, le linee guida raccomandano un approccio cosiddetto restrittivo all'infusione di liquidi. Dal punto di vista statistico esiste una meta-analisi di 11 studi, di cui 3 specifici su emorragie digestive superiori, che ha riportato delle riduzioni significative della mortalità, di complicanze post-operatorie, incluse la sindrome da disfunzione multiorgano e la sindrome da distress respiratorio acuto, in quei pazienti che ricevevano una limitata infusione di liquidi. Per quanto riguarda il tipo di cristalloide da utilizzare, la Società Europea di Endoscopia Digestiva, le linee guida raccomandano l'utilizzo di soluzione fisiologica. Per quanto i dati non siano univoci, la selezione del tipo di fluido richiede l'attenta considerazione di diversi fattori. Dal punto di vista dei dati, esiste un ampio trial clinico randomizzato e una meta-analisi su pazienti critici che non comprendono solo quelli con emorragia digestiva superiore, in cui l'utilizzo di soluzioni bilanciate è risultato ridurre sia la mortalità che gli eventi avversi renali. Tuttavia, va detto che nel sottogruppo di pazienti con emorragia digestiva l'evidenza è ancora scarsa. Anche per quanto riguarda la necessità di trasfusione di globuli rossi concentrati, viene raccomandato un approccio conservativo e diciamo, viene indicato come target un valore di emoglobina che varia da 7 a 9 grammi su decilitro. Per
Per quanto riguarda i dati, qui una meta-analisi di 5 trial clinici randomizzati che comprendono 1965 pazienti con emorragia acuta ha riportato che rispetto a una strategia trasfusionale cosiddetta liberale, una maggior conservatività nell'approccio trasfusionale era associata a una mortalità significativamente più bassa e a una riduzione del risanguinamento. Questo è da considerare vero sia per i pazienti con sanguinamento da varici che per quelli con sanguinamento non variceale. Questi sono i dati dello studio Trigger pubblicato nel 2015, uno studio pilota in cui si confermava che c'erano eventi avversi considerevolmente minori nel braccio di pazienti con atteggiamento trasfusionale cosiddetto più conservativo. Contemporaneamente alla valutazione dello stato emodinamico del paziente e alla sua eventuale stabilizzazione va raccolta un'anamnesi accurata. Elementi fondamentali sono ad esempio una storia di ulcera peptica, una storia di infezione da Helicobacter pylori pregressa o in corso, la presenza di malattie epatiche, una storia di POTUS, oppure il recente o abituale uso di antinfiammatori non steroidei, nonché l'assunzione di anticoagulanti. È necessario anche un esame obiettivo accurato che comprenda l'esplorazione rettale alla ricerca di segni di melena e l'eventuale posizionamento del sondino nasogastrico. Il posizionamento del quale però non è indicato in maniera rutinaria, in questo le linee guida sono precise. Il sondino nasogastrico può essere posizionato, ma non va posizionato in tutti i pazienti. Va detto che l'utilizzo di perossido di idrogeno per la diagnosi di melena non ha né validità scientifica né medico-legale, per cui è meglio non farvi ricorso. Dal punto di vista tecnico è utile sapere se il paziente è a digiuno e l'ultima volta che ha mangiato, questo per stabilire il momento migliore in cui eseguire la gastroscopia. In attesa della valutazione endoscopica è indicato utilizzare gli inibitori di pompa protonica. Un esempio di somministrazione è quella di un bolo endovenoso di 80 mg di omeprazolo seguito da un'infusione dello stesso 8 mg l'ora. Va detto che le linee guida sostengono in maniera importante che ciò non deve ritardare in alcun modo l'esecuzione dell'endoscopia precoce, cioè effettuata entro le 24 ore. Non è raccomandato l'utilizzo rutinario di somatostatina o di octreotide a meno che non ci si trovi di fronte al sospetto di un sanguinamento variceale, perché la somatostatina e l'octreotide, pur inibendo la secrezione di acido e di pepsina e riducendo il flusso ematico a livello della mucosa gastrica, non hanno dimostrato un beneficio statisticamente significativo. Come dicevamo prima, il posizionamento rutinario del sondino nasogastrico non è raccomandato. Esistono dati rilevanti a questo proposito, uno studio retrospettivo e una revisione hanno entrambi concluso che l'aspirazione con sondino nasogastrico non differenzia in maniera univoca il sanguinamento gastrointestinale superiore da quello inferiore. Esiste inoltre una elevata percentuale di eventi avversi, anche minori, ma comunque importanti, dolore, sanguinamento nasale o mancato posizionamento dello stesso sondino, e non sono state osservate differenze nei tassi di risanguinamento o nella mortalità. L'intubazione orotracheale allo scopo di proteggere le vie aeree andrebbe effettuata solo in pazienti selezionati, cioè quelli con ematemesi attiva in corso o nei pazienti agitati o con encefalopatia con incapacità di controllare adeguatamente le proprie vie aeree. In questo senso, quindi, le linee guida non raccomandano l'intubazione orotracheale di routine per la protezione delle vie aeree prima dell'endoscopia. L'uso di eritromicina endovenosa può essere preso in considerazione, è stato visto in diversi studi che i pazienti con sanguinamento clinicamente severo o attivo in corso, la somministrazione di eritromicina prima dell'endoscopia migliora in modo significativo la visione endoscopica e riduce la necessità di un second look endoscopico.
In un ambiente come quello del Dipartimento d'Emergenza Urgenza è sicuramente importante stabilire una stratificazione del rischio e quindi decidere un timing per la successiva esecuzione dell'esame endoscopico. A questo scopo, per stabilire la necessità di un esame endoscopico, viene raccomandato l'utilizzo dello score di Glasgow-Blatchford, che si compone di diversi item e in cui i pazienti che hanno uno score compreso tra 0 e 1 non richiedono né endoscopia urgente né ricovero ospedaliero. I pazienti che presentano uno score compreso tra 0 e 1 quindi potranno essere avviati a una gastroscopia eventualmente in elezione, mentre invece la maggior parte dei pazienti necessita di eseguire un'endoscopia cosiddetta precoce, cioè entro le 24 ore. Questi rappresentano la maggior parte dei pazienti, cioè quelli che non hanno un'ematemesi attiva, che mantengono comunque una stabilizzazione emodinamica o una loro stabilità emodinamica, che non assumono anticoagulanti o che possono interromperne l'assunzione. Può essere presa in considerazione in casi limitati una gastroscopia in emergenza, cioè entro le 12 ore. Vedremo che le linee guida non la consigliano perché dal punto di vista statistico non ha dato una significatività rilevante, però può essere presa in considerazione in pazienti con caratteristiche cliniche ad alto rischio, instabilità emodinamica che persiste nonostante i tentativi di correggere la situazione, ematemesi o presenza di sangue nel sondino nasogastrico o controindicazione a interrompere la terapia anticoagulante. In effetti, l'endoscopia precoce, cioè eseguita entro 24 ore dal momento della presentazione del paziente, è associata a una minore mortalità intraospedaliera, a una degenza più breve e a costi inferiori, e dovrebbe essere eseguita nei pazienti che hanno un'emorragia acuta. Tuttavia, come dicevo prima, un ruolo benefico della cosiddetta endoscopia urgente, cioè fatta entro le 12 ore dal momento della presentazione, non è dimostrato in maniera rutinaria, perché gli studi pubblicati mostrano comunque risultati contrastanti. Questi sono i dati di un ampio trial clinico randomizzato in cui è stato riportato che a un follow-up di 30 giorni non c'è un tasso significativamente più basso di ulteriori risanguinamenti in pazienti che abbiano eseguito l'endoscopia in emergenza rispetto a quelli che abbiano eseguito l'endoscopia precoce. E veniamo quindi alla fase di gestione endoscopica del malato, quindi l'esplorazione endoscopica e l'eventuale trattamento. In presenza di un sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore ne va caratterizzata la sede, va descritta la tipologia di lesione e effettuata una sua descrizione morfologica e possibilmente fatta una classificazione dell'emorragia, per la quale il tipo di score più utilizzato è quello di Forrest. La classificazione di Forrest riconosce sei tipi fondamentalmente di presentazione. Abbiamo l'emorragia attiva con sanguinamento a getto, l'emorragia attiva con sanguinamento a nappo, la presenza di un vaso visibile non sanguinante a livello della lesione ulcerativa, la presenza di un coagulo adeso, la base dell'ulcera ricoperta di materiale ematinico o l'ulcera a fondo deterso. Questa classificazione serve fondamentalmente perché a ogni tipo di lesione classificata corrisponde un diverso rischio di risanguinamento e una diversa percentuale di mortalità. Da questo derivano le diverse indicazioni al trattamento o non trattamento e viene poi specificato che tipo di trattamento utilizzare nella singola presentazione. Sono ovviamente sicuramente da trattare le prime tre classi, quindi il sanguinamento a getto, il sanguinamento a nappo e il vaso visibile che presenta un elevato rischio di risanguinamento.
Bisogna inoltre procedere alla rimozione del coagulo nel caso della presenza di un coagulo adeso, per quanto delle volte in particolari condizioni cliniche o organizzative si possa soprassedere momentaneamente, possa essere programmato un second look, ma ciò deve avvenire in una quantità sicuramente limitata di casi e non deve essere la norma. Mentre invece nelle ulcere con base ematinica o con quelle ricoperte da fibrina non vi è indicazione a trattamento endoscopico in quanto presentano un basso rischio di risanguinamento. Viene data anche una precisa indicazione sul tipo di trattamento da riservare ad ogni singolo tipo di lesione. Per quanto riguarda i primi due tipi, quindi F1A e F1B, deve essere utilizzata adrenalina diluita, ma non in monoterapia, bensì associata a metodiche che possono essere termiche, meccaniche o mediante l'utilizzo di sostanze sclerosanti. Non è raccomandata quindi la monoterapia iniettiva con sola adrenalina perché non sufficientemente efficace. Per quanto riguarda il coagulo adeso, le linee guida prevedono l'emostasi meccanica, termica o iniettiva di sostanze sclerosanti, sia in monoterapia o in eventuale associazione con adrenalina. È possibile che dopo più tentativi, ci sia un mancato successo nel mantenere l'emostasi endoscopica. In tal caso è necessario sicuramente valutare la possibilità di eseguire una embolizzazione di tipo angiografico o ricorrere all'approccio chirurgico. In caso di risanguinamento, comunque, il trattamento endoscopico della lesione deve essere sempre eseguito e in caso di ulteriore risanguinamento, cioè dopo due trattamenti endoscopici, si deve scegliere in base a diversi fattori, quale la clinica generale del paziente, la natura della lesione sanguinante e la disponibilità nel singolo presidio tra embolizzazione angiografica, chirurgia oppure un'ulteriore endoscopia di salvataggio utilizzando metodiche alternative come ad esempio le clip cosiddette over the scope oppure la somministrazione topica di sostanze procoagulanti come ad esempio l'emospray. Diverso è l'approccio endoscopico alle lesioni erosive diverse dalle ulcere in cui l'emostasi endoscopica non è indicata, oppure ad esempio alla lesione di Mallory Weiss in cui l'emostasi endoscopica è raccomandata solo se vi è sanguinamento attivo. Per quanto riguarda invece la lesione di Die la Foix, che può presentare un sanguinamento attivo anche con compromissione importante dello stato emodinamico, è raccomandata sicuramente l'emostasi termica o meccanica, oppure il trattamento combinato con adrenalina più metodica termica o meccanica. Anche qui, in caso di fallimento del trattamento endoscopico, deve essere comunque presa in considerazione la possibilità di un'embolizzazione angiografica o il ricorso alla chirurgia. Nelle angiodisplasie sanguinanti è raccomandata l'emostasi in caso di sanguinamento attivo. Mentre invece nelle neoplasie sanguinanti deve essere trattato il sanguinamento attivo importante all'esclusivo scopo di evitare un intervento chirurgico immediato. Analizziamo quindi adesso il tipo di gestione del paziente dopo l'endoscopia. Come abbiamo detto, in tutti questi pazienti è necessario somministrare inibitori della pompa protonica. Per quanto riguarda il second look, non è indicato di routine, anzi le linee guida lo sconsigliano. Come dicevamo prima, può essere necessario un second look qualora per esigenze organizzative o di setting non sia stato ad esempio rimosso un coagulo adeso e quindi si debba ripetere necessariamente l'esame endoscopico. Mentre si può verificare la necessità di ripetere l'endoscopia a pochi giorni dal primo atto endoscopico solo ad esempio quando vi sia evidenza di un alto sospetto di risanguinamento. Nei pazienti con sanguinamento legato ad ulcera peptica è fondamentale eseguire la ricerca di Helicobacter pylori mediante test rapido in acuto e predisporre l'inizio precoce della terapia eradicante.
è necessario altresì valutare a distanza l'effettiva eradicazione e in caso di risultato negativo è indicato ripetere il test dopo 4 settimane per verificare che effettivamente si tratti di un risultato negativo ed escludere la presenza di un falso negativo. Un altro aspetto da tenere sicuramente in considerazione è la gestione dei farmaci, in particolar modo per quanto riguarda l'assunzione di aspirina a scopo di prevenzione cardiovascolare. Va fatta una valutazione innanzitutto del tipo di prevenzione che viene effettuata, cioè l'aspirina viene assunta a scopo di prevenzione primaria o secondaria e correlare questo tipo di terapia con le lesioni che vengono rilevate. Quindi nei pazienti che assumono l'aspirina a scopo di prevenzione primaria, l'aspirina andrebbe sospesa e rivalutata la sua necessità con lo specialista di riferimento, valutando il rapporto rischio-beneficio. Nei soggetti invece che l'assumono in prevenzione cardiovascolare secondaria dipende dal tipo di sanguinamento che viene evidenziato. La presenza di sanguinamenti cosiddetti ad alto rischio, quindi F1A, F1B, F2A, F2B, la somministrazione può essere ripresa già dopo 3 giorni, mentre invece in presenza di cosiddette stigmate a basso rischio, quindi F2C e F3, l'assunzione può essere ripresa immediatamente. Nei pazienti invece che hanno una duplice terapia antiaggregante, può essere ripresa l'aspirina a basse dosi e va fatta una successiva valutazione specialistica per la ripresa del secondo antiaggregante. Tutti i pazienti ovviamente devono essere messi in terapia con inibitori di pompa protonica. Vedete qui un utile schema, un utile diagramma che si trova per l'appunto all'interno della pubblicazione che contiene le linee guida che riassume quello che io vi ho appena detto. Un altro aspetto di particolare importanza nella gestione dei pazienti emorragici riguarda l'assunzione degli anticoagulanti. Chiaramente l'anticoagulante, sia esso diretto o di tipo antagonista della vitamina K, va sospeso al momento della presentazione emorragica e nei pazienti con instabilità emodinamica che assumono anticoagulanti del tipo antagonisti della vitamina K deve essere somministrata vitamina K ad alte dosi. E bisogna prendere in considerazione l'eventuale somministrazione di complessi protrombinici o di plasma. Nei pazienti che siano in terapia con anticoagulanti diretti che hanno un sanguinamento grave, deve essere almeno considerato l'utilizzo di un antagonista dello stesso anticoagulante o in alternativa l'utilizzo di plasma. Ovviamente la gastroscopia non deve essere ritardata. Qualora durante l'esame endoscopico non si rilevi una natura varicosa del sanguinamento, bisogna prendere in considerazione di reiniziare la terapia con anticoagulante orale non appena il sanguinamento sia sotto controllo, idealmente entro 7 giorni dalla presentazione, basandosi sul rischio tromboembolico. Va considerato che gli anticoagulanti diretti hanno una entrata in funzione, quindi un'azione più rapida e bisogna in queste valutazioni utilizzare degli score validati, come ad esempio il CHA2DS2-VASc per quanto riguarda il rischio trombotico e l'ASVLED per quanto riguarda il rischio di sanguinamento. Il secondo argomento di cui vorrei parlarvi, sono le emorragie digestive da varici esofagee. L'emorragia variciale rappresenta circa il 70% di tutte le emorragie nel cirrotico ed è purtroppo un evento che rimane ancora caratterizzato da elevata mortalità, intorno al 10-20% a 6 settimane. È essenziale quindi una gestione sollecita del paziente che preveda, oltre al medico dell'urgenza, l'intervento coordinato di tutti gli specialisti di riferimento, anestesisti, endoscopisti ed eventualmente radiologi interventisti.
Dato l'alto tasso di complicanze e l'elevata mortalità, questo tipo di emergenza richiede quindi un trattamento immediato e uno stretto monitoraggio. Andiamo a vedere quindi quali sono le fasi della gestione del paziente con emorragia varicea. Come per le emorragie non varicose, esiste una fase iniziale di valutazione clinica e di eventuale stabilizzazione. Bisogna provvedere al mantenimento dell'emodinamica e eventualmente alla trasfusione di globuli rossi concentrati, tenendo in mente sempre il target tra 7 e 9 grammi su decilitro. Ovviamente bisogna considerare fattori quali età del paziente, la presenza di malattie cardiovascolari e il tipo di presentazione e di andamento del sanguinamento. Nel paziente che presenti un sanguinamento gastrointestinale superiore di sospetta origine variceale, ad esempio un paziente con una storia di epatopatia cronica sclerogena, è importante, in attesa della gastroscopia, iniziare terapia con farmaci vasoattivi. Questi farmaci sono rappresentati fondamentalmente dalla terlipressina, dalla somatostatina e dall'octreotide. Un altro aspetto importante da considerare è la necessità della somministrazione di terapia antibiotica. Il paziente cirrotico è un paziente per le sue caratteristiche emodinamiche, soprattutto splanchniche, prono allo sviluppo di infezioni che potrebbero eventualmente peggiorare la sua situazione, determinandone un outcome peggiore. Per cui è indicato iniziare precocemente la terapia antibiotica. Ovviamente i sanguinamenti gastrointestinali variceali hanno sempre un'entità importante, per cui è utile considerare la somministrazione di eritromicina endovena allo scopo di aumentare la visibilità e quindi la fattibilità tecnica dell'emostasi endoscopica. Dopo la prima fase, che come sempre è la stabilizzazione emodinamica, i pazienti con un'emorragia di sospetta natura variceale, che quindi presentano una storia di epatopatia sclerogena, devono essere sottoposti a gastroscopia entro 12 ore dalla presentazione. In coloro che presentano un'alterazione dello stato di coscienza, idealmente l'endoscopia dovrebbe essere eseguita previa protezione delle vie aeree e quindi intubazione orotracheale. Per quanto riguarda il trattamento endoscopico del paziente con emorragia variceale, la legatura elastica endoscopica è la terapia di scelta in caso di sanguinamento secondario a varici esofagee o a varici esofagogastriche di tipo 1. La terapia endoscopica con adesivi tissutali è raccomandata per il sanguinamento acuto da varici gastriche isolate di tipo 1 e di tipo 2 e per le varici gastroesofagee di tipo 2 che si estendono dall'esofago verso il fondo gastrico. Sfortunatamente in un 10-15% dei pazienti che vengono sottoposti a trattamento si ha un sanguinamento persistente o un risanguinamento precoce e questo nonostante il trattamento con farmaci vasoattivi, legatura endoscopica e profilassi antibiotica. In questi casi chiaramente andrebbe presa in considerazione come terapia di salvataggio il confezionamento di una TIPS, della quale parleremo subito dopo, e come misura temporanea in attesa di eseguire un trattamento definitivo può essere presa in considerazione l'utilizzo di dispositivi a pallone o in alternativa, a seconda della disponibilità, il posizionamento di stent autoespandibili esofagei. L'uso della TIPS, che adesso vedremo, idealmente dovrebbe essere eseguito entro 24 ore e dovrebbe essere preso in considerazione laddove ovviamente sia disponibile una radiologia interventistica e nel paziente stabilizzato ad alto rischio. Laddove vi sia stato un fallimento della terapia convenzionale, il paziente ideale è quello in classe C di Child con uno score inferiore a 14 o in classe B di Child con sanguinamento attivo. TIPS è un acronimo che sta per derivazione portosistemica intraepatica transgiugulare
ed è una procedura di radiologia interventistica che crea una comunicazione tra la vena porta o uno dei suoi rami maggiori e una vena sovraepatica afferente al circolo sistemico. Lo scopo di questa procedura è di ridurre il gradiente di pressione portosistemica, mantenendo però un'adeguata perfusione epatica. Il trattamento con dispositivi a pallone tipo la sonda di Sengstacken-Blackmore va riservato a pazienti con un sanguinamento massivo non controllabile e solo come misura temporanea, idealmente meno di 24 ore, fino all'instaurazione di una terapia definitiva. L'efficacia immediata della sonda è elevata, ma il suo uso è ovviamente gravato da un'alta incidenza di complicanze anche fatali e da una elevata incidenza di risanguinamento alla rimozione della sonda. Alcuni studi, anche recenti, hanno valutato l'utilizzo di stent metallici ricoperti autoespandibili in pazienti il cui sanguinamento non poteva essere gestito con la terapia standard. Gli stent metallici ricoperti si sono dimostrati molto efficaci nel controllo del sanguinamento e possono essere lasciati in sede per un periodo maggiore rispetto a quello dei dispositivi a pallone. Sono associati a un tasso di complicanze minore e soprattutto a un minor tasso di polmonite ab ingestis. Ovviamente non è da sottovalutare anche l'opzione chirurgica mediante lo shunt portosistemico laddove sia disponibile. Un altro argomento di sicuro interesse nell'ambito dell'urgenza sono le emorragie digestive inferiori. Le analizzeremo anche in questo caso confortati dalle linee guida della Società Europea di Endoscopia Digestiva aggiornate a quest'anno. L'incidenza di questo tipo di emorragie è stimata a seconda delle casistiche da 33 a 87 casi su 100.000 abitanti e va detto però che il sanguinamento molto frequentemente si ferma spontaneamente, all'incirca nell'80-85% dei casi. La mortalità ospedaliera rimane comunque del 2-4% ed è elevata soprattutto nei soggetti anziani in terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei, antiaggreganti o anticoagulanti. Il risanguinamento ad un anno invece è all'incirca del 13-19%. Per quanto riguarda l'eziologia del sanguinamento gastrointestinale inferiore, le cause possono essere le più diverse e sono sommariamente riportate in questo lungo elenco. Possiamo avere sanguinamenti da diverticolosi del colon, da coliti, siano esse infettive, ischemiche, causate da malattie infiammatorie croniche intestinali o da causa indeterminata. Possiamo avere sanguinamenti altresì di natura neoplastica, oppure causati da emorroidi e altre patologie anorettali benigne con percentuali che variano dal 16 al 24% e che sono più alte soprattutto nei più anziani e che facciano uso di anticoagulanti orali. Bisogna tener conto della presenza delle angiodisplasie e una buona percentuale è anche data dalle cause iatrogene, quindi sanguinamento post-resezione endoscopica o post-operatorio. Infine ci sono i farmaci e una percentuale non trascurabile rimane ad eziologia sconosciuta. Vediamo quindi quali sono i vari passaggi da seguire in un paziente che si presenti al Dipartimento di Emergenza Urgenza con un sanguinamento gastrointestinale inferiore. Innanzitutto, la raccolta anamnestica è di fondamentale importanza e è di fondamentale importanza sapere quando è iniziato il sanguinamento, se sia o no il primo episodio, se vi sia ematochezia o melena o entrambe e se sia recentemente stato sottoposto ad esami endoscopici, soprattutto di tipo operativo. Ovviamente necessita di un esame obiettivo completo, inclusa l'esplorazione rettale per vedere la presenza di sangue rosso vivo o di segni di melena, un panel di laboratorio completo, la presenza di comorbilità e un'anamnesi farmacologica il più accurata possibile, soprattutto valutando se il paziente assume farmaci antinfiammatori non steroidei con continuità o se li abbia assunti nelle ultime ore, se assuma antiaggreganti o anticoagulanti.
Dopo questo primo passaggio iniziale, il paziente deve essere classificato come stabile o instabile, perché questo condizionerà le scelte successive. Questo può essere fatto tramite il calcolo dello shock index, cioè di frequenza cardiaca fratto pressione sistolica, e qualora il paziente rientri nella categoria dei pazienti instabili, cioè con uno shock index maggiore di 1 o comunque tenda all'instabilità emodinamica nonostante le manovre rianimatorie, non è eleggibile per eseguire la colonoscopia e deve essere avviato o all'angiotac ed eventuale embolizzazione angiografica oppure va considerato il trattamento chirurgico dell'emorragia. Trovandoci di fronte a un paziente con ematochezia che risulti instabile emodinamicamente, può essere presa in considerazione l'esecuzione di una gastroscopia. Non ci sono studi che confrontino l'esecuzione versus la non esecuzione della gastroscopia in questi pazienti. Si sa che complessivamente nei pazienti con ematochezia l'8-9% presenta una fonte di sanguinamento localizzata in realtà nel tratto gastrointestinale superiore, mentre nei pazienti con instabilità emodinamica questa percentuale sale fino al 15%. Chiaramente, se ci sono degli elementi anamnestici, quali ad esempio ipertensione portale, ulcera peptica, uso di farmaci antiaggreganti, che ci fanno porre un sospetto di emorragia gastrointestinale superiore, è indicato chiedere una gastroscopia. Alcune società, come ad esempio la British Society of Gastroenterology, raccomanda di seguire immediatamente un'endoscopia del tratto gastrointestinale superiore se non viene identificata alcuna fonte di sanguinamento all'angiotac iniziale, mentre ad esempio l'American College of Gastroenterology raccomanda sempre di eseguire una gastroscopia nei pazienti con ematochezia e instabilità emodinamica. Se il paziente invece è stabile, cioè ha uno shock index inferiore ad 1, occorre una stratificazione in alto e basso rischio e questo può essere fatto in base allo score di Oakland. I pazienti con uno score di Oakland inferiore ad 8 non necessitano di un ricovero ospedaliero, ma necessitano di eseguire una colonoscopia in elezione entro 15 giorni. I pazienti invece con uno score di Oakland maggiore di 8 devono essere ospedalizzati ed eseguire la colonoscopia entro 24 ore. Il punteggio di Oakland è uno score diviso in 7 item progettato per predire la dimissione sicura. Una soglia di punteggio di 8 punti ha una probabilità del 95% di dimissione sicura ed è quindi la soglia raccomandata per identificare i pazienti per la dimissione. Qualsiasi emorragia gastrointestinale inferiore autolimitante con un punteggio di Oakland inferiore o uguale a 8 dovrebbe essere considerata quindi minore e tali pazienti dovrebbero essere considerati per l'eventuale dimissione ospedaliera precoce, mentre tutti gli altri pazienti che si presentano con o senza instabilità emodinamica dovrebbero essere considerati come affetti da sanguinamento gastrointestinale inferiore maggiore. Questo è appunto lo score di Oakland con i 7 item che vengono considerati. L'esecuzione della colonoscopia deve passare necessariamente per una preparazione che è quella standard. Se il paziente non tollera l'assunzione, essa andrà, somministrata attraverso sondino nasogastrico. La preparazione deve essere eseguita ovviamente fino a evidenza di pulizia ottenuta. Idealmente, si dovrebbe far assumere una soluzione a base di polietilene glicole in quantità di circa 4-6 litri nell'arco di alcune ore fino all'ottenimento di un flusso fecale chiaro. Può essere in casi di intolleranza associata alla somministrazione di metoclopramide prima dell'inizio della preparazione per renderla maggiormente tollerabile. Mi preme puntualizzare che anche secondo le recenti linee guida non c'è spazio, per l'esecuzione di colonoscopia senza preparazione. Essa è controindicata in realtà,
perché garantisce un raggiungimento del cieco in una percentuale inferiore al 70%, perché ha un significativo aumento del rischio di perforazione ed ha una ridotta sensibilità nella capacità di individuare la sede del sanguinamento. Riguardo al timing della colonoscopia nei pazienti con emorragia gastrointestinale inferiore e emodinamicamente stabili, non c'è una precisa indicazione riguardo alla tempistica di quando questo esame dovrebbe essere fatto. Le linee guida suggeriscono che comunque venga fatta prima della dimissione e soprattutto asseriscono che non c'è una alta qualità di evidenza che la colonoscopia fatta in un tempo breve influenzi in maniera positiva l'outcome dei pazienti. Per quanto riguarda gli antiaggreganti, va detto che fino al 30% dei pazienti che si presentano con sanguinamento gastrointestinale inferiore ha in atto una terapia con antiaggreganti, che nel 2-5% dei casi è una duplice terapia antiaggregante. La gestione di una terapia simile in pazienti che abbiano una terapia antiaggregante o a maggior ragione una doppia terapia antiaggregante richiede, gioco forza, una valutazione multidisciplinare. Bisogna considerare il tipo di gravità del sanguinamento, il rischio di risanguinamento e il rischio trombotico del paziente. Vengono date indicazioni piuttosto chiare anche per la gestione degli anticoagulanti, che vengono divisi in antagonisti della vitamina K e anticoagulanti diretti. La sospensione degli anticoagulanti non è indicata in pazienti che abbiano uno score di Oakland minore uguale a 8, quindi con un sanguinamento minore e autolimitante. Viene invece indicata la sospensione degli antagonisti della vitamina K in pazienti con un sanguinamento maggiore e viene data indicazione altresì di correggere la coagulopatia. Nei pazienti con instabilità emodinamica viene raccomandata la somministrazione di vitamina K e di complessi protrombinici concentrati o, in mancanza di questi, di plasma fresco concentrato. Bisognerebbe anche ricominciare la terapia anticoagulante abbastanza precocemente e viene indicato di valutare la tempistica di inizio della terapia anticoagulante in base al rischio trombotico. Viene suggerito di ricominciare l'anticoagulante dopo 7 giorni dall'interruzione in pazienti a rischio trombotico basso, mentre in quelli ad alto rischio trombotico viene indicata anche una ripresa precoce, preferibilmente entro 72 ore, meglio con un bridging eparinico. Riguardo agli anticoagulanti diretti, anche qui non ne viene consigliata la sospensione in caso di uno score di Oakland inferiore o uguale a 8, mentre invece ne viene ovviamente consigliata la sospensione in caso di un evento maggiore. Nei casi di instabilità emodinamica o qualora il sanguinamento sia ancora in corso, viene suggerito l'uso di antidoti, plasma fresco congelato o fattori protrombinici, mentre per quanto riguarda la ripresa della terapia, anche in questo caso viene consigliata una ripresa prima possibile, quindi a partire dal 7° giorno dopo l'evento emorragico, dovrebbe idealmente riprendere la terapia con anticoagulanti orali, sempre facendo le valutazioni che abbiamo detto prima, quindi rischio emorragico e rischio trombotico. Un'altra patologia che richiede gestione immediata è sicuramente il volvulo. Parlando del volvulo, ovviamente siamo in una famiglia più ampia, quella delle stenosi non neoplastiche del colon, che comprendono oltre al volvulo le stenosi iatrogene post-chirurgiche, le stenosi benigne in corso di malattie infiammatorie croniche intestinali, le stenosi post-diverticolite e le stenosi post-radioterapia. Queste due ultime non sono suscettibili di trattamento endoscopico sia per la loro morfologia che per l'alto rischio di perforazione.
Bisogna ricordare che l'approccio endoscopico al valvolo ha il solo scopo di decomprimere il viscere. Il valvolo, tra l'altro, se del cieco, non può essere decompresso endoscopicamente, mentre il valvolo del sigma può essere affrontato in endoscopia con una percentuale di successo pari all'85% dei casi. Va ricordato, chiaramente che l'approccio endoscopico è solo temporaneo e deve essere seguito da terapia chirurgica, idealmente nell'arco di pochi giorni. Prima di procedere all'endoscopia deve essere eseguita una TAC e in caso di comparsa di segni di peritonismo o di segni radiologici di perforazione, l'endoscopia non deve essere eseguita. Non deve essere eseguita endoscopia su una recidiva di valvolo, mentre in caso di fallimento dell'approccio endoscopico deve essere eseguita immediatamente la terapia chirurgica. Vorrei qui ricordare anche la pseudoostruzione intestinale acuta. Non si tratta di una stenosi, ma è una sindrome caratterizzata da segni e sintomi di ostruzione intestinale in assenza di cause meccaniche. Questa sindrome si verifica più frequentemente in pazienti anziani, ospedalizzati o istituzionalizzati in concomitanza con una grave patologia sistemica o con un recente intervento chirurgico e in associazione a squilibri metabolici o somministrazione di alcuni farmaci. Ecco uno schema riassuntivo delle condizioni che ho detto prima e che portano allo sviluppo della sindrome di Ogilvie. Si sa che nella pseudostruzione la percentuale di perforazione è piuttosto elevata e varia a seconda delle casistiche dal 3 al 15%, mentre la mortalità è maggiore del 50%. La comparsa di ischemia intestinale diviene estremamente probabile quando la pseudostruzione data più di 6 giorni e il cieco presenta un diametro di 10-12 centimetri. L'approccio endoscopico consta di decompressione con o senza posizionamento di un tubo decompressivo transanale. Per quanto riguarda l'efficacia, essa non è attualmente dimostrata e dovrebbe essere tentata questa manovra quando il rischio di perforazione è alto e il trattamento conservativo e farmacologico è fallito. Il trattamento endoscopico decompressivo deve essere eseguito sotto sedazione con benzodiazepine e senza preparazione per os. È controindicato utilizzare farmaci anticolinergici e analgesici oppioidi per le ragioni dette prima. La colonoscopia deve essere effettuata fino alla flessura destra e non oltre, in quanto l'intubazione del cieco aumenta in maniera importante il rischio perforativo. La decompressione riesce in genere nel 61-95% dei casi, ma la recidiva è superiore al 40%. Il posizionamento di sonda decompressiva riduce la percentuale di recidiva, mentre la perforazione durante la colonoscopia decompressiva è del 2% circa, mentre la mortalità durante la procedura è dell'1%. La gestione del paziente con ingestione di corpi estranei rappresenta un'altra delle emergenze che possono verificarsi in pronto soccorso. Per capire come dobbiamo gestire questo tipo di pazienti, ci rifaremo sia alle linee guida della Società Europea di Endoscopia Digestiva che alle linee di indirizzo per un percorso diagnostico-terapeutico in endoscopia digestiva pubblicate dalla Società Italiana di Endoscopia Digestiva. L'ingestione di veri corpi estranei negli adulti, sia incidentale o intenzionale, riguarda soprattutto, le persone anziane, i pazienti con disordini psichiatrici o con abuso di alcol e i soggetti reclusi. L'impatto di un bolo alimentare in esofago è un problema molto più comune, con un'incidenza annuale stimata intorno a 13 su 100.000 persone. Va detto che la maggior parte dei corpi estranei ingeriti, circa l'80-90%, passa spontaneamente, tuttavia approssimativamente il 10-20% dei casi richiede l'asportazione endoscopica, mentre in meno dell'1% si ricorre all'intervento chirurgico per l'estrazione o per trattare le complicanze.
Nei pazienti adulti e collaboranti generalmente si riesce a raccogliere una corretta anamnesi e una storia dell'ingestione, che è tra l'altro di importanza fondamentale e che deve includere il momento dell'ingestione, il tipo di corpo estraneo ingerito e quando è stato fatto l'ultimo pasto, oltre che al momento dell'insorgenza dei sintomi. Nei pazienti psichiatrici questo può essere molto più difficile, così come può essere difficile raccogliere una corretta anamnesi anche in caso di ingestione intenzionale per secondi fini. Per quello che riguarda la valutazione clinica, dal punto di vista sintomatologico, i pazienti, soprattutto con corpo estraneo esofageo, possono presentare una serie di sintomi che aiutano anche ad identificare la presenza di ostruzione parziale o completa dell'esofago. Questi pazienti possono presentare disfagia, odinofagia e dolore retrosternale, faringodinia, sensazione di corpo estraneo, conati e vomito vero e proprio. Sintomi respiratori possono comprendere stridore o dispnea determinati dall'aspirazione di saliva o dalla compressione tracheale da corpo estraneo. Sciarollea e impossibilità alla deglutizione di ogni liquido sono di solito sospetti per un'ostruzione completa dell'esofago. L'esame obiettivo dovrebbe mirare a individuare la presenza di febbre, tachicardia, segni di peritonite, crepitii sottocutanei o gonfiore del collo del torace che possono dare indicazione di un'eventuale perforazione. Anche nei pazienti, va detto, in cui il corpo estraneo passa, può persistere per alcune ore la sensazione di corpo estraneo, inducendo in errore l'operatore che può interpretare come ancora presente il corpo estraneo all'interno dell'esofago. Per quanto riguarda gli esami radiologici, la radiografia di collo, torace e addome è raccomandata per stabilire la presenza, sede, dimensioni, forma e numero degli oggetti ingeriti. Possono essere rilevate complicanze come ad esempio l'aspirazione, l'area libera mediastinica o peritoneale o l'enfisema sottocutaneo. E la maggior parte dei corpi estranei possono essere identificati radiologicamente, tuttavia oggetti metallici particolarmente sottili o di legno o plastica, vetro, ossa di pesce e pollo non sono identificati facilmente. La TAC di collo, torace, addome con e senza mezzo di contrasto è indicata in realtà soprattutto nel sospetto di complicanze secondarie all'ingestione del corpo estraneo e non per l'identificazione del corpo estraneo. L'esame TAC, oltre a valutare sì la forma, le dimensioni, la sede, la profondità del corpo estraneo, in realtà permette di valutare l'insorgenza di complicanze come la perforazione, la formazione di ascessi, mediastiniti, fistole aortiche o tracheali. Per quanto riguarda la protezione delle vie aeree, sicuramente l'intubazione endotracheale è indicata in un paziente non collaborante o qualora vi sia un elevato rischio di aspirazione, ad esempio in caso di stomaco pieno, localizzazione a livello dell'esofago prossimale del corpo estraneo o di un bolo alimentare impattato. La rimozione endoscopica del corpo estraneo con il relativo timing dipende sia dalle dimensioni che dalla natura del corpo estraneo e dalla sintomatologia del paziente, nonché dalla sede del corpo estraneo. In casi di bolo alimentare o corpo estraneo esofageo è indicato eseguire una gastroscopia terapeutica in emergenza, preferibilmente entro le 2 ore, massimo entro 6 ore, soprattutto nei casi in cui è presente ostruzione esofagea completa, che quindi presenta un alto rischio di aspirazione, e nel caso in cui siano stati ingeriti oggetti taglienti o acuminati o batterie. Una gastroscopia terapeutica urgente entro le 24 ore è invece indicata per gli altri corpi estranei esofagei senza completa ostruzione.
Nel caso di corpi estranei in cavità gastrica, se essi sono smussi e hanno dimensioni inferiori a 2,5 cm di diametro e 5-6 cm in lunghezza, è indicato un trattamento conservativo senza rimozione endoscopica, ma con controlli radiografici seriati. I pazienti dovrebbero in questo caso essere istruiti nel fare attenzione ai segni della perforazione o ostruzione del piccolo intestino e ad osservare continuamente le feci. Nel caso i corpi estranei siano invece di forma tagliente acuminata oppure si tratti di magneti, batterie e oggetti di grandi dimensioni con diametro maggiore a 5-6 cm, è indicato eseguire una gastroscopia urgente, cioè entro le 24 ore. Nel caso gli oggetti invece siano sempre smussi ma di medie dimensioni, compresi tra 2,25 e 5-6 cm, è indicato eseguire una gastroscopia terapeutica non urgente, cioè entro le 72 ore. Esistono poi delle situazioni indubbiamente particolari, quali ad esempio quello dell'ingestione di stupefacenti occultati all'interno di ovuli di lattice, allo scopo di nasconderli e il cui recupero endoscopico non è mai indicato. Questo ovviamente per la possibilità di rompere gli ovuli stessi e causare il decesso del paziente. È indicato invece un approccio conservativo che tra l'altro fallisce in una bassa percentuale di casi, dato dall'osservazione clinica del paziente, l'eventuale irrigazione dell'intestino e il follow-up radiografico. Esiste indicazione chirurgica solo in caso di evidenza di rottura degli ovuli. Un altro caso abbastanza particolare è l'ingestione volontaria o meno di magneti. I magneti possono dare, soprattutto se ingeriti a coppie, ma anche ingestiti singolarmente in relazione ad altri oggetti metallici, possono causare, dicevo, necrosi meccanica, fistole, perforazioni, e occlusione intestinale. La rimozione endoscopica è urgente, è indicata, è raccomandata e questa deve essere fatta anche qualora sia presente, per le ragioni dette prima, solo un magnete o anche qualora il paziente asserisca o la storia clinica lasci pensare che è stato ingerito solo un magnete. Questo era l'ultimo argomento trattato, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.